Benvenuti a TeleCRU, notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. La terza commissione consiliare ha ascoltato i rappresentanti delle associazioni che si occupano di assistenza ai malati con patologie gravissime in merito alla mozione presentata dal consigliere Marco Vinicio Guasticchi del Partito Democratico su questo tema. Si è svolta nella sala partecipazione di Palazzo Cesaroni l'audizione sulla mozione presentata dal consigliere Marco Vinicio Guasticchi del Partito Democratico inerente il contributo per l'assistenza indiretta per favorire la permanenza a domicilio di persone con gravissime patologie invalidanti. L'atto impegna la Giunta regionale a prevedere che la Regione estenda a ulteriori categorie di malati gravi il diritto di avere il contributo mensile di 1.200 euro anche al fine di permettere ai medesimi di restare nella propria abitazione e di beneficiare delle cure di un familiare caregiver, vale a dire colui o colei che lo assiste a tempo pieno, e di garantire sensibili economie di spesa familiare. Nella mozione Guasticchi spiega che tali contributi vengono attualmente erogati dal servizio sanitario solo a chi viene colpito da malattie rare e non è stato previsto per coloro che versano nelle medesime condizioni indipendentemente dal tipo di malattia. Ciò provoca, secondo Guasticchi, un grave vulnus nei confronti del diritto a restare in famiglia per i malati gravi che vengono esclusi. Inoltre, la permanenza domiciliare garantisce non solo una migliore qualità della vita dei malati e dei loro familiari, ma anche rilevanti economie di bilancio, sia delle famiglie che delle strutture del servizio sanitario, che spende molto di più per l'assistenza fornita nelle degenze ospedaliere. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha istituito un fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro l'anno da suddividersi fra le regioni, un primo riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, cioè della persona che assiste o si prende cura del coniuge, di un familiare, di una delle parti di una unione civile o del convivente. Conclusa la fase delle audizioni in seconda commissione sulla proposta di legge del consigliere Solinas riguardante le emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno. La seconda commissione, presieduta da Eros Brega, ha terminato le audizioni legate alla proposta di legge del consigliere Attilio Solinas che mira a disciplinare le emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno. Dopo il Comitato Anti-Inquinamento di Olmeto, l'Agenzia Regionale per l'Ambiente, l'ARPA, gli assessori regionali Luca Barberini e Fernanda Cecchini e la Coldiretti Umbria, è stata la volta di tutti gli altri soggetti interessati alla materia, a partire dalle varie associazioni di categoria. Dai rappresentanti delle associazioni degli allevatori, di Confindustria, della CIA, di Confagricoltura, è emersa sostanzialmente una generale preoccupazione per l'iniziativa legislativa in discussione che andrebbe, hanno detto, se approvata nel testo originario, a mettere in difficoltà un settore, quello della zootecnia, già alle prese con normative particolarmente stringenti, che, come è stato più volte rimarcato, vale il 40% del PIL regionale. Condivisione invece per la proposta di legge è stata espressa da Luciano Neri dell'Osservatorio Beni Comuni, secondo il quale l'inquinamento odorigeno è una realtà che riguarda migliaia di persone e diversi territori umbri. Terminata la fase delle audizioni, sin dalla prossima riunione, inizierà il confronto all'interno della Commissione sul testo legislativo originario, sul quale i commissari, anche alla luce delle proposte emerse nei vari incontri con le parti interessate, potranno presentare modifiche all'articolato. La mozione della Lega in favore della riammissione a scuola dei bimbi non vaccinati è stata nuovamente discussa in terza commissione in un'audizione alla quale è stato presente anche l'assessore alla salute Luca Barberini. I rappresentanti delle associazioni contestano l'esclusione dalle scuole materne dei bimbi non vaccinati e quindi il dettato della legge dello Stato numero 119, nonché le modalità di esecuzione, in ultimo affidate a circolari che, secondo i genitori e legali rappresentanti, sono atti interni non validi erga omnes e violano la privacy, consentendo la diffusione di dati sensibili. Lamentano anche carenze sul consenso informato che deve precedere le procedure di vaccinazione e criticano le multe,
comminate ai genitori inadempienti. L'assessore Barberini ha ribadito che la mozione presentata dalla Lega viola il principio di legalità ed esula dalle competenze della Regione, ricordando che il Servizio Sanitario Regionale è stato fortemente impegnato fin dai mesi estivi nell'inviare comunicazioni scritte casa per casa sulle prescrizioni ministeriali, dapprima con lettera semplice, poi con raccomandata e infine comunicando i termini stabiliti dal ministro Lorenzin, che ha precluso l'accesso alle scuole d'infanzia ai minori che non hanno avviato il percorso della vaccinazione. Il consigliere della Lega Valerio Mancini ha ribadito che la Regione Umbria debba trovare una soluzione per consentire ai bambini non vaccinati di proseguire l'anno scolastico fino al termine, come altre regioni stanno cercando di fare. Il presidente della Commissione, Attilio Solinas, ha annunciato l'impegno per trovare una soluzione condivisa. L'assessore regionale all'ambiente Fernanda Cecchini ha illustrato in seconda commissione gli aggiornamenti al piano di tutela delle acque. Lo stato ecologico complessivo dei corsi d'acqua umbri è migliorato anche in seguito alla riduzione delle immissioni di azoto. Dei 137 corpi idrici presenti sul territorio regionale, circa la metà risultano avere uno stato ecologico buono, anche se permangono le difficoltà ambientali di alcuni corsi d'acqua, come ad esempio Caina e Genna, legate al regime torrentizio e alla densità abitativa dei territori da essi attraversati. Così l'assessore regionale all'ambiente Fernanda Cecchini ha introdotto l'illustrazione alla seconda commissione degli aggiornamenti 2016-2021 del piano di tutela delle acque. Dal documento emerge che il miglioramento qualitativo e quantitativo su tutto il territorio regionale in alcuni casi è legato all'applicazione della normativa, mentre in altri alla dismissione dell'allevamento intensivo, soprattutto dei suini. La misurazione della qualità delle acque avviene ora sulla base del quadro ecologico e non più soltanto delle analisi chimiche. Il fiume che ha in assoluto i parametri migliori è il Corno, mentre permangono delle criticità, ad esempio il Genna e il Caina, su cui insistono moltissimi abitanti di Perugia e Corciano e le cui acque non riescono ad essere migliorate a causa della forte presenza umana e del regime torrentizio. C'è stata una rivisitazione delle aree sensibili e vulnerabili che ha portato a definire interventi nuovi e meno pesanti, concordati con le associazioni agricole, dei produttori e con le associazioni ambientaliste. Tutto questo nell'ottica di prevenire e ridurre l'inquinamento, puntare ad usi sostenibili delle acque potabili, mantenere la capacità dei corpi idrici di sostenere comunità umane e animali. Nella prima commissione consiliare presieduta da Andrea Smacchi è stata presentata la proposta di legge dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari per l'istituzione dell'organismo regionale di composizione della crisi da sovraindebitamento nella Regione Umbria. L'atto si propone di aiutare i debitori maggiormente in difficoltà, come i consumatori, nelle procedure per tentare di risolvere la propria situazione debitoria attraverso la conclusione di un accordo con i creditori. La proposta prevede dunque un apposito ente al quale i debitori possono rivolgersi in caso di bisogno e trovare un valido supporto nella composizione della propria crisi attraverso professionisti convenzionati. Il Comitato di Controllo e di Valutazione dell'Assemblea Legislativa, presieduto da Marco Squarta, si è riunito a Palazzo Cesaroni per proseguire i lavori sull'analisi delle clausole valutative. Sulle 37 leggi contenenti una clausola valutativa, nel 2017 sono state inviate 18 relazioni, un numero rilevante rispetto agli anni precedenti. Inoltre è stata chiesta l'attivazione del Comitato su altri tre temi: la questione Trasimeno, le relazioni annuali di Sviluppo Umbria e la legge 22/2008 sulle acque minerali. Fino a settembre, nella sede dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, in Piazza Italia a Perugia, si potrà visitare la mostra Le Regie Poste a Palazzo Cesaroni. Fino al 9 settembre si potrà visitare la mostra Le Regie Poste a Palazzo Cesaroni, curata da Maria Luisa Martella, con il patrocinio dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, dell'Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con lo studio Moretti Caselli. La mostra riporta alla luce il periodo dell'insediamento degli uffici delle Regie Poste e Telegrafi a Palazzo Cesaroni, dal 1901 al 1916, subito dopo il completamento dei lavori di costruzione dell'edificio e prima dell'apertura dell'ufficio.
lussuoso Palace Hotel. Di quel periodo sono rimaste pochissime tracce che oggi, grazie al lavoro di ricerca svolto da Maria Luisa Martella, sono state recuperate e ricomposte. La mostra ricostruisce la vicenda di un'opera incompiuta che era stata commissionata dall'imprenditore Ferdinando Cesaroni all'artista Francesco Moretti, una grande vetrata artistica per la copertura del salone dei nuovi uffici postali, che non venne mai portata a termine. Le regge poste a Palazzo Cesaroni, una vicenda che si svolge agli albori del secolo scorso e che vede in scena tre grandi protagonisti: Cesaroni, Calderini e Francesco Moretti. È proprio su Francesco Moretti, un maestro di punta dell'arte vetraria in Italia al tempo, che si accendono i riflettori. Infatti, dal ritrovamento di un carteggio inedito ci rendiamo conto che a Francesco Moretti era stata commissionata una grande vetrata per la copertura del Salone delle Regge Poste. Ed ecco quindi la novità. Francesco Moretti avrebbe potuto brillare all'interno di questo palazzo insieme ai grandi maestri come Brugnoli, Bruschi, Mazzerioli. E invece tutto ciò non è accaduto, perché la vetrata non è stata mai compiuta. E grazie alla comparazione di tanti elementi, bozzetti, disegni, cartoni preparatori e alcune tessere in vetro, siamo riusciti a ricomporre una ipotesi di ricostruzione molto verosimile di una vetrata di 27 metri quadrati. Ma non solo, abbiamo recuperato all'interno dello studio del laboratorio Moretti anche delle tessere mai ricondotte a questa opera, e tra queste in realtà una, la più grande, sebbene una piccola parte di una grande vetrata, misura, pensate, una grande vetrata con grifo rampante di oltre 2 metri e 50, un rettangolo molto grande, benché sia una piccola tessera di questo grande lavoro che non è mai stato compiuto. Ma oltre a ciò è stato, sono state individuate anche i locali, l'esatta collocazione all'interno di Palazzo Cesaroni delle Regge Poste. Tutto ciò sempre grazie alla comparazione degli elementi e di tutti quegli indizi che emergono dal carteggio, ma non solo. All'interno della sala mostre di Palazzo Cesaroni sono esposti alcuni cartoni preparatori a dimensione originale della grande vetrata progettata e in parte realizzata da Moretti, oltre alle tessere in vetro recuperate e ricostruite e un'opera dipinta con il grifo rampante della città di Perugia. La ricerca ha consentito anche di identificare l'esatta ubicazione del Salone delle Regge Poste, a cui si accedeva dal grande portone di Via Baglioni, eccezionalmente riaperto in occasione dell'inaugurazione del 29 marzo scorso. La mostra è accompagnata dal volume contenente, oltre al catalogo, una ricca documentazione fotografica con molte immagini inedite. Alla presentazione ha preso parte anche la Presidente dell'Assemblea Legislativa, Donatella Porzi. Siamo molto contenti di aver sposato il progetto che ci è stato sottoposto dalla dottoressa Martella, quando ci è appunto pervenuta la possibilità di ospitare in questa sala la mostra dedicata appunto al periodo in cui questo storico palazzo, che nasce tra 8 e 900, ha appunto accolto e ospitato le Regge Poste, una destinazione forse conosciuta a pochi, della quale attraverso questo studio così approfondito condotto da Maria Luisa Martella oggi troviamo e scopriamo gli aspetti particolari e meno noti che vogliamo restituire alla città attraverso un contributo fatto appunto della rilettura di questo palazzo, uno dei più importanti, che nasce per riqualificare un po' la città di Perugia tra 8 e 900, come dicevo, e che nel corso della sua esistenza ha ricoperto diversi ruoli, ospitando diverse funzioni, tra le quali appunto anche le poste regie. E ospitando questa mostra abbiamo l'occasione e il piacere di ospitare parte della vetrata che è stata ritrovata appunto e che ci restituisce un altro dei capolavori della nostra città.
e appunto questa vetrata realizzata dal maestro Moretti, di cui celebriamo 100 anni dalla morte e di cui vogliamo ricordare l'opera e le grandi realizzazioni che sono disseminate un po' nel nostro territorio. Quindi un'occasione per rileggere e per riassaporare la bellezza di questo palazzo che soltanto nel 77 diventa sede del Consiglio regionale e che attraverso la lungimiranza di questo imprenditore Cesaroni, che nel 2015 abbiamo voluto ricordare con un evento importante realizzato proprio grazie al professor Luciano Giacchè, oggi ci permette di dare questa ulteriore rilettura e conoscenza. Siamo onorati di poter partecipare a questo tipo di approfondimento, lo facciamo nella consapevolezza che la città debba considerare questo palazzo il palazzo degli Umbri, anche attraverso la riscoperta delle funzioni che nel corso degli anni ha svolto. L'esposizione, come detto, sarà visitabile fino al 9 settembre 2018 con ingresso gratuito, con orario dalle 9 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 9 alle 13. Anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa consiglio.regione.umbria.it e naturalmente anche su YouTube. Grazie per la vostra attenzione. Arrivederci.